Benvenuti Verdastri, oggi parleremo di una coppia, una effettiva coppia di Pokémon molto molto particolare, soprattutto perché a me non sembrano dei Pokémon da poter inserire nella categoria Coleotter. Pineco, Pokémon larva di tipo coleottero. Dunque, per la sua specie, Pineco dovrebbe essere un tipo coleottero? E soprattutto un Pokémon larva? Questo Pokémon è chiaramente ispirato a una pigna e lo capiamo in primis dal suo nome. Pineco è l'abbreviazione di Pinecone, la traduzione in inglese di pigna, e direi che basta guardarlo per far affiorare nel vostro cervello l'osservazione: ma è una dannata pigna! Dopo aver specificato che è una dannata pigna, continuo dicendo che alcuni dicono che questo Pokémon sia ispirato a quei bruchi di Lepidottero, della famiglia degli Psichidi, che usano i resti vegetali trovati sul suolo per costruirsi un rifugio, una specie di bozzolo che funziona da protezione per i predatori e per mimetizzarsi. E questi bruchi sono incredibilmente comuni. A casa mia è molto facile osservare dei ciuffetti di pezzetti di aghi di pino arrampicarsi sui muri di casa, al 95% dentro quegli aghetti, quei pezzetti di aghi di pino c'è un bruco di Psichide. Tornando al Pokémon, voi avete mai visto uscire questo dannato bruco dalla pigna che è chiamata Pineco? Io sinceramente no, e mi sembra di sentire in lontananza il rumore di chi si sta cercando di arrampicare sugli specchi. E ha anche degli occhi semplici, quindi torna col fatto che potrebbe esserci un bruco dentro Pineco. Io continuo a vedere una pigna con gli occhi. Ma soprattutto, se è dichiaratamente e chiaramente ispirato a una pigna, mettilo di tipo erba, così non sto qui a parlare del nulla. Pineco a livello 31 evolve in Forretress, Pokémon larva di tipo coleottero acciaio. Oh, e con l'evoluzione vediamo finalmente un Pokémon di tipo coleottero. In realtà adesso pare un bivalve con i cannoni. Questo Pokémon sembra essere ispirato a un riccio di ippocastano con cannoni, senza tralasciare un ricordo a Tridacnia gigas, il più grande bivalve che esiste sul nostro pianeta. E neanche a farlo apposta, anche questo Pokémon dovrebbe essere dominato da un bruco di Psichide. Va bene che questa famiglia ha bruchi che usano pezzetti vegetali che trovano sulla lettiera per farsi questo astuccio, però usare un riccio di ippocastano mi pare un pelo troppo. Già la pigna di Pineco era un pelo troppo. Sta storia del bruco di Psichide è diventata un'ancora di salvezza per riuscire a far rientrare questi Pokémon nel tipo coleottero. Non c'è altro da dire sull'argomento Pineco e Forretress. Però vorrei parlarvi di un pensiero che ho fatto mentre realizzavo il copione per questo video. Ho pensato al perché non abbiano messo Pineco e Forretress come tipo erba. Pineco tipo erba e Forretress come tipo erba e acciaio. E se guardiamo il Pokédex, ci sono altri tre Pokémon di tipo erba e acciaio. Uno è Kartana, un'ultra creatura dell'ultimo titolo della saga Sole e Luna, di cui vi parlerò prossimamente, non dubitate. Gli altri due sono Ferroseed e Ferrothorn, due Pokémon della quarta generazione. Io ora mi chiedo, non è che i creatori, già al tempo della seconda generazione, avessero l'idea per questi due Pokémon e non abbiano messo Pineco e Forretress di tipo erba per non creare dei doppioni? Cioè, Pineco e Ferroseed sono molto simili. Vabbè, queste erano solo mie speculazioni psicotiche. Se aver parlato del nulla vi è piaciuto, lasciate un like e magari condividete il nulla con i vostri amici. E ricordate che non è mai noia ciò che è insetto.